Il 27 gennaio del 1945 l'Armata Rossa aprì i cancelli di Auschwitz. Auschwitz, simbolo del male assoluto, è come un virus micidiale pronto a risvegliarsi e a colpire, ha ammonito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra le celebrazioni in Umbria, a Perugia, un dibattito promosso dall'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, è stata l'occasione per evidenziare i crescenti fenomeni di intolleranza. Abbiamo appunto l'esempio dell'attacco ai ragazzi cinesi. Io particolarmente ho l'esperienza di razzismo in quanto appunto rumena. E anche la musica si fa strumento prezioso per la trasmissione della memoria. Ma la musica è anche forse l'unico antidoto contro la guerra. Al Palazzo Civico della Penna il concerto con musiche della tradizione ebraica, promosso dall'Associazione Italia-Israele di Perugia. Una notissima, ormai nota filosofa ebrea, Etty Illisum, che racconta nel suo diario che andando verso Auschwitz dal campo di Westenbrock tutti cantavano. Per l'Italia, macchiata dall'onta delle leggi razziali, ha ricordato il Capo dello Stato, rimane il dovere morale di ricordare, ma soprattutto di combattere ogni focolaio di odio, antisemitismo e razzismo e di rifiutare, come spesso ha ricordato anche la senatrice a vita Liliana Segre, l'indifferenza, un male tra i peggiori.